stavolta non possono scappare, stavolta Renzi non potrà dire andate al mare, non andate a votare, dovrà affrontare la gara e noi quindi siamo estremamente fiduciosi sul risultato. Il 5 maggio dello scorso anno e prima ancora il 24 aprile la scuola ha portato avanti una delle più straordinarie mobilitazioni della sua storia, riconosciuta anche dalla stampa internazionale in questo senso, con una partecipazione massiva e con una forte presa di contatto con quelle che erano le criticità di questa legge 107. Abbiamo avuto per qualche tempo, forse per 48 ore, l'idea di avercela fatta, perché sembrava che il governo stesse tentennando. In realtà ciò non è stato ed è stato certamente un atto di forte responsabilità da parte del mondo della scuola provare, come stiamo facendo, a rimboccarsi le maniche e provare un'altra strategia, una strategia alternativa che provi a ridare la parola alla gente, alle persone, ai cittadini, nella convinzione che la politica non sia esclusiva dei professionisti o presunti tali. La legge 107 per noi continua, come dicevamo lo scorso anno, e non per un facile slogan, a essere una legge inemendabile. Non riusciamo a trovare un'unica ragione significativa perché quella legge possa considerarsi buona o favorevole a quelle che sono le finalità costituzionali della scuola della Repubblica. Anche noi siamo dentro la campagna referendaria sui referendum sociali, nonostante non abbiamo un quesito referendario nello specifico. Questo perché il referendum già l'abbiamo fatto e l'abbiamo vinto nel 2011, come si ricorderà, e perché il governo Renzi con i decreti attuativi della legge Madia sulla riforma della pubblica amministrazione ha di fatto cancellato e abrogato ogni provvedimento in materia di servizi pubblici dal decreto Reggio del 25 fino alla legge di stabilità 2015, perché sta riscrivendo il testo unico sulla gestione dei servizi pubblici. Questa campagna sui referendum sociali intende affermare un primato dell'etica rispetto alla demagogia politicista, che è quella che ha distrutto il paese negli ultimi 30 anni, sia per responsabilità della destra che di quello che una volta si chiamava centro, che di una certa sinistra, ribaltando, come dire, la logica di una politica spettacolo che in realtà non ha nulla a che fare con ciò che si muove nella società civile, ma che intende deviare a suo piacimento, utilizzando i mass media, utilizzando il potere della casta, utilizzando il ricatto economico, occupazionale e via dicendo, per deviare quelle che sono le indicazioni effettive che vengono dalla società civile, che non sono quelle di privatizzare l'acqua, di riprivatizzare l'acqua, di privatizzare la scuola, di fare della scuola pubblica una fotocopia delle scuole di tendenza private gestite dagli enti gestori e dai presidi, quindi da una persona sola, la quale potrebbe creare dentro le scuole pubbliche fotocopie delle scuole confessionali o delle scuole azienda. Abbiamo la consapevolezza di agire in un vuoto democratico, un vuoto democratico che vive del consenso passivo, e su questo noi abbiamo deciso come referendum sociale di concentrarci su due punti. Innanzitutto, come veniva evidenziato nei primi interventi, il principio di convergenza delle diverse istanze, riuscire a mettere sullo stesso piatto e allo stesso livello diverse domande democratiche inascoltate nel paese per la gestione autoritaria da parte del governo in linea con quello che stanno facendo i governi di mezza Europa, e il principio di confluenza. I referendum sociali sono un laboratorio aperto che prova a mettere insieme tutti coloro che si vogliono attivare sui temi che abbiamo messo in campo. Il tema dell'incenerimento, cioè del trattamento dei rifiuti, è tuttora l'emergenza delle grandi città come Roma, in particolare, in cui non è stata risolta, ma è l'emergenza di tutta Italia.
siamo di fronte a una gestione del ciclo rifiuti che è ferma mediamente al 40% di raccolta differenziata, quindi siamo fuori legge. Cioè, mentre si ragiona in Europa sul riutilizzo, sulla riduzione e sul riciclo, noi parliamo di come bruciare quindi materie prime che poi dobbiamo rimportare dall'estero a costi ovviamente e con contributi ambientali importantissimi. Di nuovo queste materie prime vanno riestratte. Quindi Renzi, mentre in Europa dice di allinearsi al percorso dell'economia circolare, in Italia fa esattamente l'opposto. E l'opposto lo fa in una maniera anche abbastanza pericolosa, perché noi oggi abbiamo 40 impianti in funzione, 40 inceneritori, di cui più della metà sono classificati come impianti di smaltimento e quindi possono ricevere i rifiuti solo dalla propria regione. Il trucco dello Sblocco Italia è quello di dire: eliminiamo questa barriera, i rifiuti in Lombardia, negli inceneritori in Lombardia e in Emilia fondamentalmente, lì sono concentrati, potranno arrivare da tutta Italia. Quindi si va a eliminare il bacino territoriale di conferimento, diventando impianti di recupero, e non solo, se ne prevedono altri 15. È stato dimostrato, recentemente è uscito anche uno studio a Vercelli fatto dall'ARPA, ente pubblico, quindi non un studio di parte, che laddove hanno fatto questo studio sugli abitanti in cui per 20 anni ha funzionato un inceneritore, si è verificato il 400% di aumento di casi di malattie tumorali, allergiche, cardiovascolari, eccetera, eccetera. Quindi queste ormai sono cose certificate. La nostra quindi è una battaglia per la salute pubblica di tutti, una battaglia per avviare un ciclo economico ovviamente alternativo, intanto abbattendo questa legge, diciamo, insostenibile. Qua alla base c'è una visione iperliberista della società, che, come abbiamo detto, collide con quella che prevede la Carta Costituzionale, e non è un caso che si vuole intervenire sulla Carta Costituzionale, perché noi abbiamo una Carta Costituzionale di tipo keynesiana, perché i nostri padri costituenti avevano ben presente che le politiche mercantilistiche avevano portato ai nazionalismi e alla Seconda Guerra Mondiale, e invece i nostri padri destituenti stanno facendo tutto l'opposto e ci porteranno proprio, e stanno portando proprio per questo, alla nascita dei nazionalismi in Europa. Dovremmo fare di tutto per far sì che non solo i referendum si possano tenere, ma soprattutto che ne escano vincenti, perché altrimenti l'alternativa è che in realtà la democrazia è finita. Beh, è una campagna referendaria del tutto originale. Settori sociali, movimenti, reti sociali che si sono messi insieme, si sono alleati per attaccare complessivamente la politica liberista di Renzi, senza aver bisogno dei partiti, con strutture organizzate, ci sono sindacati importanti, però perché siamo fermamente convinti che si possono cambiare le cose in Italia se si cambiano nella società. Il Parlamento può registrare se ci sono grandi movimenti sociali alleati, altrimenti è sordo, cieco e non reagisce. Siamo a buon punto nella campagna, siamo intorno alle 170.000 firme raccolte, più o meno, non su tutti i quesiti abbiamo raccolto nello stesso numero, lo ricordo, i quesiti sono 6, 4 sulla scuola, 1 sulle trivelle, 1 sugli inceneritori, in più c'è una proposta di legge di iniziativa popolare sull'acqua e su altre questioni connesse. Domani e dopodomani daremo un ulteriore impulso con quello che abbiamo chiamato il Firma Day, ci saranno un migliaio di banchetti in tutta Italia per raccogliere le firme, ma poi da lunedì il ritmo deve essere costante, cioè ogni giorno dobbiamo raccogliere, perché si dice sempre 500.000, ma in realtà il margine di sicurezza è intorno alle 700.000, c'è una struttura organizzata, nei territori sono comitati unitari, a livello nazionale c'è un coordinamento dei comitati, c'è una segreteria, c'è un gruppo comunicazione, il tutto si può trovare nei siti corrispondenti, e speriamo che le due giornate, anche se ci sono delle previsioni del tempo non favorevoli, diano un ulteriore impulso a una campagna importantissima per mettere in discussione complessivamente la politica sociale del governo Renzi.